Nel suo fortunato saggio del 92, La fine della storia e l'ultimo uomo, Fukuyama afferma che capitalismo, democrazia, liberalismo e tecnologia stiano formando un sistema unitario che permea di sé tutta questa fase, che per lui è l'ultima della civilizzazione occidentale, conferendole particolari comportamenti, atteggiamenti, valori, insomma una forma mentis unitaria che è quella che designa appunto secondo lui la fase finale della civilizzazione occidentale. Ora, negli anni successivi Fukuyama stesso integra questa sua tesi, che sembrerebbe un po' superficiale, in altri libri come ad esempio L'uomo oltre l'uomo o La grande distruzione, affermando che esiste una storia universale che si interseca con delle storie particolari a livello geografico. A mio modesto avviso questo sembra più un modo per confermare che la tesi in sé non va bene piuttosto che per difenderla, perché non si spiega come mai allora continuino ad esistere delle storie particolari a livello geografico se c'è questa storia universale che invece dovrebbe permeare di sé tutta la civilizzazione occidentale. Ad ogni modo, in questo breve video non vorrei parlare di questo argomento, vorrei usare questo invece semplicemente come uno spunto per parlare di altro, ovvero se viviamo in un mondo in cui si ritiene che esistano certi comportamenti, atteggiamenti, valori e così via, portati e che portano alla democrazia, al liberalismo, allo sviluppo tecnologico, ad una apertura sotto praticamente tutti i punti di vista, com'è possibile che allora chi vive completamente con il suo corpo e con la sua mente in questo tipo di mondo, in questa fase della nostra civilizzazione, possa condividere gli stessi pregiudizi che ha chi vive al di fuori di questo tipo di civilizzazione? Perché oggi viviamo in una epoca storica che è fortemente pregiudizievole, che è piena di pregiudizi, anche e forse soprattutto da parte di chi vive all'interno di una civilizzazione e civiltà che si ritiene progredita, avanzata e priva quindi di pregiudizi. Per dirla con un esempio, com'è possibile che chi viaggia, ad esempio un uomo d'affari, chi viaggia tramite in diversi paesi, conosce diverse persone, parla diverse lingue, ma possa avere gli stessi pregiudizi di chi, ad esempio, non so, prendiamo questo stereotipo, fa il contadino e vive tutta quanta la vita all'interno, proprio letteralmente, del suo orticello? Com'è possibile, per dirla con un riferimento più alto, che, come diceva il Socrate platonico nel Simposio, chi incontra Diotima non sia poi fertilizzato da Diotima? Nel Simposio Platone fa dire a Socrate infatti che tutto quello che Socrate sa, in quel caso che Socrate sa sull'amore, Eros, ma perché dal punto di vista platonico Eros è l'accesso a qualsiasi forma di sapere, ora ci accontentiamo di dirla in maniera limitata. Dicevo, Platone fa dire a Socrate nel Simposio che tutto quello che Socrate sa lo sa perché Diotima gliel'ha detto, una donna che viene da fuori della polis, quindi uno straniero. Sembrerebbe allora che fosse sufficiente essere in contatto con l'alterità per avere una apertura mentale. E invece i giorni d'oggi smentiscono questo, perché appunto anche chi è in contatto con un'alterità, viaggia, conosce lingue, si muove, è istruito, però può condividere, come purtroppo spesso accade, gli stessi pregiudizi di chi non vive secondo questo stile di vita e quindi secondo questa forma mentis. Com'è possibile questo? Credo che lo si possa dire in maniera propedeutica ricorrendo a due vocaboli della lingua tedesca, che in italiano e in tante altre lingue sono sinonimi, in tedesco no. Questi termini in italiano sono capire e comprendere, che in tedesco sono kennen e verstehen, e non sono affatto sinonimi, perché il kennen è un capire di tipo logico e razionalistico. Il kennen è il fatto che una persona che è alfabetizzata può leggere una pagina capendo cosa c'è scritto, cioè estraendo
i dati razionali e logici dei simboli che sono le lettere scritte. Il Verstehen invece è il comprendere. Il comprendere significa che qualcosa entra dentro di noi e da quel momento in poi ci cambia, ci rende qualcosa, qualcuno, di completamente diverso a quello che eravamo prima di quell'evento. Il comprendere quindi, il Verstehen, è una fertilizzazione, è un ingravidamento che poi dà origine a qualcosa che altrimenti non poteva nascere. Ecco, allora dobbiamo dire che nella fase odierna della nostra civilizzazione, anche coloro i quali sono istruiti, viaggiano, parlano le lingue, eccetera, fanno tutto questo all'insegna del kennen, cioè del capire, ma non del Verstehen. E quindi tutte queste cose potenzialmente fertilizzanti non lo sono perché rimangono esterne a queste persone. Ecco perché poi queste persone continuano a vivere una vita carica di pregiudizi e superstizioni, pur convinti che non lo facciano, perché sono istruiti. Eppure è un tipo di istruzione che è basata su pregiudizi e quindi comunica, ripete pregiudizi. Il rovescio della medaglia di questa situazione è però che allora, per incontrare Diotima, per superare questi pregiudizi, non è necessario, non è obbligatorio viaggiare, conoscere cose e persone diverse, parlare le lingue, essere istruiti, eccetera. Anzi, essere istruiti in un mondo in cui l'istruzione significa kennen e non Verstehen diventa un blocco a questa fertilizzazione. Significa invece riuscire a percepire l'origine essenziale di tutto ciò che ci circonda. E per questo, appunto, come dicevo prima, non è necessario essere istruiti, viaggiare e quant'altro. O meglio, non è necessario viaggiare in senso fisico, non è necessario incontrare Diotima in senso fisico, cioè Diotima non deve necessariamente essere un'altra persona che noi incontriamo, non deve necessariamente essere una lingua che noi razionalisticamente studiamo. Diotima deve essere un'esperienza interiore e questa esperienza interiore non necessita del fatto che si accompagni a un qualcosa di esteriore. Perché è così importante riuscire ad incontrare Diotima, il cui incontro è questo qualcosa che ho adesso in maniera molto veloce, troppo veloce, tratteggiato? Perché è così importante riuscire a incontrarla? Perché non possiamo accontentarci di vivere all'insegna del capire, cioè del kennen, ed essere soddisfatti di questo? Perché nel momento in cui eliminiamo il comprendere, cioè questa fertilizzazione, il Verstehen, non stiamo eliminando soltanto quel qualcosa che in maniera sintetica possiamo definire cultura, e lo stiamo sostituendo con la conoscenza, che ancora una volta non sono affatto sinonimi. Non stiamo solo facendo questo, ma ci stiamo anche incamminando verso una strada che ci porta alla fine non solo a non capire più cosa sia la cultura, ma ci porta a non capire più neanche cosa sia la conoscenza, perché è la cultura che può dire qualcosa sulla conoscenza. La conoscenza non dice niente sulla cultura. La conoscenza, cioè l'istruzione, parla soltanto di quei dati tecnici su cui uno viene istruito, ma non dice niente di essenziale su quei dati, cioè sulla loro origine essenziale. E allora praticare soltanto il capire, il kennen, porta come esito ultimo a quello non solo di non capire più cosa sia la cultura, ma di non capire più neanche cosa sia la conoscenza, cosa sia il kennen, cosa sia il capire, e quindi di vivere in una maniera completamente cieca. Ora, da una parte sembrerebbe esserci un'apertura, una possibilità nel fatto che questo comprendere potenzialmente sia alla portata di tutti, potenzialmente, e non ci sia bisogno di essere ricchi e di poter viaggiare, di potersi comprare un'istruzione che ormai al giorno d'oggi si compra come qualsiasi altro bene e così via, perché appunto è un qualcosa che ha a che fare con un incontro nella nostra interiorità, nella nostra intimità con Diotima. Dall'altra parte però questo non deve portarci a pensare che le cose siano così semplici,
Perché basta dare uno sguardo alla storia della nostra civilizzazione, quelli che hanno veramente incontrato Diotima, quelli che hanno veramente compreso e non meramente capito, sono sempre stati una minoranza, sono sempre stati pochi. Sono quei pochi per descrivere i quali possiamo veramente usare le parole artista e pensatore. Sono sempre stati una minoranza. In futuro quindi anche continueranno ad essere una minoranza. Cosa cambia però? Cambia il fatto che diventano maggioranza quelli che vivono all'insegna del capire e che però non capiscono più chi sia un artista o un pensatore, non capiscono più neanche quindi chi siano loro stessi e così tutto questo discorso si va a perdere in un rumore nel quale tutto diventa indistinto.